Grazie per questo ricordo. E proprio di banche noi andiamo a parlare, di un ricordo che arriva dal cuore del mondo bancario, perché ci colleghiamo col congresso nazionale della FABI, il sindacato dei banchieri italiani. Per noi c'è Iole Saggese. Iole. Buongiorno, buongiorno Adolfo. Sì, io parto facendovi vedere la sala perché mancano davvero pochi minuti all'avvio dei lavori qui al 22esimo congresso nazionale della FABI. Siamo all'hotel Ergif di Roma. C'è una presenza davvero massiccia tra ovviamente la stampa, i banchieri e gli uomini delle relazioni sindacali. Tutto questo un primo giorno che, come ci stavi ricordando, come stiamo ricordando, è anche il giorno della scomparsa di Silvio Berlusconi. Ovviamente Adolfo, qui durante tutta la tre giornata raccoglieremo anche i ricordi di Silvio Berlusconi. Ci ha appena raggiunto Lando Maria Sileoni, mancano davvero pochi minuti all'avvio del congresso, volevamo anche una sua battuta sulla giornata nel momento in cui stanno arrivando tutti i messaggi per Silvio Berlusconi. Lando Maria Sileoni, segretario generale della FABI. Sileoni. Ma allora mi associo a tutto il mondo politico e non, che ha espresso forte cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi, e una particolare vicinanza alla famiglia, e poi chiaramente sotto l'aspetto del personaggio politico sarà, come sempre avviene, la storia a stabilire con il tempo quali sono stati i lati positivi e negativi del personaggio. È un tema in più che si aggiunge, quello del ricordo di Berlusconi, a questi tre giorni della FABI. I temi sono tanti, l'attesa è importante, quella più importante per la stampa e non solo, è il contratto nazionale che deve essere rinnovato. Davvero in un flash, un telegramma, che cosa vuole portare a casa dopo questi tre giorni? Ricordiamo che ci sono tutti i banchieri del sistema finanziario italiano. Allora, abbiamo invitato i banchieri e i capi del personale delle relazioni sindacali affinché tutti i nostri dirigenti sindacali prendessero atto e coscienza della situazione che esiste oggi nel settore del credito. C'è un cambiamento in atto molto importante, sia sotto l'aspetto dell'organizzazione del lavoro, sia sotto l'aspetto degli equilibri fra gruppi bancari, la competizione che c'è fra gli stessi. Noi vogliamo chiudere il contatto in tempi rapidi, non vogliamo perdere tempo, vogliamo un riconoscimento economico adeguato, partendo dal presupposto che le banche hanno raggiunto un utile record di 25 miliardi di euro, cosa che credo non sia mai accaduta nel passato nel settore bancario italiano. Discuteremo oggi del contratto nazionale, venerdì eleggeremo il nuovo gruppo dirigente che guiderà la prima organizzazione del settore per i prossimi 4 anni. Saranno 4 anni particolarmente impegnativi perché dovremo gestire tutti i cambiamenti in atto. Allora, grazie, so che lei deve andare perché qui sta davvero tutto cominciando. Noi ci sentiremo tra poco per commentare insieme ai primi banchieri che stanno per arrivare anche la scomparsa di Silvio Berlusconi. Ci vediamo tra pochissimo.